Sentiamo le notizie in primo piano del nostro telegiornale. Muore 69 anni travolto da un treno in corsa sui binari tra Fano e Pesaro, si indaga per suicidio. Assembramenti vietati in un locale del centro storico di Fano, bar chiuso per 5 giorni dalla polizia. Al quartiere Poderino denunciato un minorenne per spaccio di droga. Condanne fino a 3 anni di carcere per i 5 ladri che rubarono quintali di sementi in un'azienda di Urbino. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pesaro, Barbara Magro subentra a Maurizio Tipaldi. Inizia il conto alla rovescia per le elezioni nelle Marche, ecco come e quando si vota, diritto assicurato anche a chi è in quarantena. Lunedì la maratona elettorale su Fano TV per lo spoglio delle schede in diretta, stasera i comizi finali e l'appello al voto dei candidati prima del silenzio elettorale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la tragedia che si è consumata la notte scorsa lungo i binari tra Fano e Pesaro, dove un uomo è stato travolto da un treno merci. La polizia ferroviaria indaga per suicidio. Avrebbe scavalcato questa rete all'altezza di Bagni Miramare, poi si sarebbe gettato sotto il treno merci in transito intorno alle ore 3. Indaga per suicidio la polizia ferroviaria di Ancona sulla tragedia avvenuta la notte scorsa lungo i binari tra Fano e Pesaro. La vittima, un pesarese di 69 anni, è deceduto sul colpo. Il corpo dell'uomo, dopo i primi accertamenti e su autorizzazione del magistrato, è stato trasportato all'obitorio di Pesaro per l'identificazione da parte dei familiari. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto. Il traffico ferroviario invece è rimasto bloccato fino alle 6, dopodiché è stato riattivato il binario pari verso nord ed infine alle 7.30 la circolazione è tornata alla normalità. Diversi però sono stati i ritardi registrati e i treni cancellati, per questo è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Pesaro e Ancona. Sul posto, oltre alla Polfer, sono intervenuti i sanitari, la Polizia Scientifica di Pesaro, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. E gli agenti del commissariato di Fano hanno denunciato un minorenne per spaccio di droga, segnalato altri 4 ragazzi e chiuso il locale del centro storico per assembramenti vietati dalle norme anticontagio. Sono stati sorpresi con dosi di hashish e marijuana i 5 minorenni fermati dalla polizia di Fano in via Marche, nel quartiere Poderino. 4 di loro sono stati segnalati alla prefettura come consumatori e verranno convocati insieme ai genitori per le procedure del caso. Il 5° ragazzo invece è stato denunciato all'autorità giudiziaria perché è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il giovane infatti è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana, di un bilancino di precisione 100 euro in contanti, ritenuti essere il provento dello smercio della droga. Gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno effettuato controlli anche negli esercizi pubblici e nei parchi, sia in uniforme che in borghese. Nel centro storico di Fano, grazie a una collaborazione con il comando dei vigili urbani, i poliziotti hanno sorpreso 4 minorenni a fumare tabacco all'interno di un locale, nonostante il divieto. Il titolare ha ricevuto una sanzione di 1.000 euro ed è stato segnalato per i conseguenti provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio. I poliziotti poi, nei giorni scorsi, dopo diverse segnalazioni di genitori e residenti, hanno riscontrato un assembramento vietato di cliente al Caffè dello Sport in via Nolfi. Il titolare è stato quindi sanzionato per il mancato rispetto delle misure anticontagio. In questo caso la multa elevata è stata di 400 euro. Per lui anche la sanzione accessoria dell'immediata chiusura per 5 giorni del locale, che ha potuto soltanto oggi riaprire battenti. E si è concluso il procedimento penale relativo a una serie di furti di sementi agricole commessi ai danni dell'azienda Terabio di Urbino. L'indagine era stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Stradale di Urbino e diretta dalla Procura della Repubblica. I fatti invece risalgono alla notte fra il 2 e il 3 ottobre 2015, quando in un magazzino erano stati rubati 2.000 quintali di sementi per un valore di 500.000 euro. In particolare i malfattori, dopo aver forzato il cancello d'ingresso utilizzando le ruspe
USPE dell'azienda avevano caricato su alcuni camion il materiale agricolo già pronto per la vendita. L'attività di indagine articolata su più regioni, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia, aveva permesso di individuare i responsabili, 4 soggetti baresi e un 5 originario del Maceratese già noti alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi si è concluso il processo con la condanna degli imputati a pene comprese fra i 4 mesi e i 3 anni, più oltre 62.000 euro di spese processuali. Una donna al comando della Capitaneria di Porto di Pesaro. Questa mattina c'è stato il passaggio di consegne tra il capitano di fregata Maurizio Tipaldi e la nuova comandante Barbara Magro. Dopo 2 anni di comando, il capitano di fregata Maurizio Tipaldi lascia l'incarico di capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Pesaro al capitano di fregata Barbara Magro. A causa delle norme anticontagio, il passaggio di consegne è avvenuto in forma ridotta e simbolica, mediante una cerimonia interna e un'intervista rilasciata alla stampa. La nuova comandante si è definita una figlia d'Italia, mamma veneta, papà siciliano e nonni napoletani. La Magro, 50 anni, è nata a Pieve di Cadore in provincia di Belluno e ha vissuto gran parte della vita nella città di Pisa, per poi trasferirsi prima all'ufficio circondariale marittimo di Jesolo e successivamente a Roma. Per me è stato il primo approccio con questa città che non conoscevo, quindi avevo aspettative sorrette dall'entusiasmo nella descrizione dei colleghi, aspettative che sono state tutte incredibilmente soddisfatte. Ho trovato un clima particolarmente accogliente sia nella città che nel personale della Capitaneria, quindi le premesse per lavorare bene ci sono. Mi auguro di raccogliere la splendida eredità che il mio collega e amico Tipaldi mi lascia e portarla avanti. È stata una cerimonia diversa dal solito, ma comunque sentita, ha commentato invece il comandante uscente Maurizio Tipaldi, che ha fatto un bilancio di questi anni trascorsi a Pesaro. Sì, estremamente positivo e condizionato negli ultimi mesi appunto dal Covid, ma che insomma ha comunque portato a realizzare una serie di obiettivi che ci eravamo prefissati in campo operativo, ambientale in particolare. Quali sono i progetti? Dove andrà ora? Io andrò al Comando Generale della Guardia Costiera a Roma, dove tra virgolette abito, quindi mi hanno accontentato, e andrò a ricoprire un incarico centrale alle dirette dipendenze del Comandante Generale. Ritorna a casa? Sì, ritorno a casa. È stato un periodo bello perché ho avuto modo di conoscere una realtà stupenda, ho avuto modo di dirlo più e più volte, questa è una dimensione veramente umana a portata di tutti, e mentre gli ambiti da cui provengo, come Roma, come Napoli, sono dimensioni gigantesche che non consentono di avere una qualità della vita come quella che avete voi qui. Quindi complimenti, perché avete veramente un bel ambiente, preservatelo. E sono 29 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, su oltre 800 nuove diagnosi. 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in quella di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona, 1 nel Fermano e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero, Gambia e Pakistan, contatti domestici, un focolaio presente in una struttura assistenziale per un totale di 5 casi positivi e un caso riscontrato dallo screening in ambiente lavorativo. I ricoveri invece salgono da 22 a 23 con una persona in terapia intensiva a Marche Nord. E cresce l'attesa per il voto del 20 e 21 settembre, con le urne che si apriranno per le elezioni regionali, comunali in alcuni casi, e per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Nel prossimo servizio di Filippo Pucci facciamo il punto per capire cosa e come si vota. Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimere un giudizio sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I marchigiani dovranno votare anche per eleggere il presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio stesso. In alcuni casi dovranno scegliere anche il sindaco che vorranno al governo della propria città.
Per votare, chi ne ha diritto, è necessario recarsi al seggio del comune di residenza, munito di tessera elettorale, documento di identità valido e mascherina. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del proprio comune. La scheda sul referendum sarà di colore azzurro e se vincerà il sì, i parlamentari passeranno dagli attuali 945 a 600. In caso contrario, il numero rimarrà invariato. Invece, per le regionali, la scheda sarà di colore arancione. L'elettore può votare anche solo per un candidato alla carica di governatore, che nelle Marche sono in totale 8, tracciando così un segno sul nome. In questo caso, il voto si intende espresso anche a favore della lista e di conseguenza della coalizione di riferimento. Inoltre, si potrà votare soltanto per una lista e il voto si intende a favore del candidato presidente a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto, ma l'elettore può esprimere scrivendo il cognome oppure nome e cognome in caso di omonimia, una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta. In tal caso devono essere di genere diverso, per un uomo o per una donna, o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida la prima. Infine, per le amministrative, i comuni al voto nella provincia di Pesaro e Urbino sono quelli di Isola del Piano e di Sant'Angelo in Vado. Il 20 e 21 settembre, dunque, l'elettore all'interno del seggio dovrà rispettare tutte le misure di sicurezza previste per contrastare l'emergenza coronavirus e seguire così le indicazioni che saranno fornite prima e durante le operazioni di voto. E si voterà in sicurezza, ha ribadito oggi l'assessore del comune di Fano Sara Cucchiarini. Anche le persone in quarantena per Covid-19 hanno il diritto di voto, ma dopo un incontro che si è svolto ieri in prefettura è stato deciso di prorogare fino a lunedì la scadenza per l'invio della richiesta. I particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Le elezioni regionali sono alle porte e per la prima volta si svolgeranno in condizioni eccezionali. Causa pandemia, infatti, cambia il modo di andare a votare, come cambiano anche le modalità di gestione dei vari seggi. Nonostante il coronavirus, però, le autorità assicurano che la salute dei cittadini e la sicurezza saranno la priorità anche alle urne. L'ufficio elettorale nei giorni scorsi, infatti, ha tenuto un incontro con tutti i presidenti di seggio, che sono perfettamente istruiti sugli stretti protocolli anti-Covid da seguire. Voglio innanzitutto tranquillizzare tutti i cittadini, gli elettori e le elettrici che nonostante le ristrettezze della situazione pandemica e i protocolli anti-Covid sarà possibile andare a votare in tutta tranquillità. Quindi ognuno nel proprio seggio può andare a votare semplicemente portando la mascherina, un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Sono settimane che l'ufficio elettorale del comune di Fano insieme alla prefettura, i militari e anche con il coinvolgimento quest'anno della protezione civile sta lavorando per garantire il diritto di voto in tutta sicurezza. E questo è sicuramente garantito. Avremo la protezione civile insieme ai militari direttamente nei plessi che aiuterà a impedire il formarsi dell'assembramento, per cui tutti i cittadini e le cittadine possono tranquillamente recarsi al voto senza nessuna paura. Anche per coloro che sono in quarantena fiduciaria o in isolamento ci sarà la possibilità di votare, anche grazie all'istituzione dei seggi speciali. Covid. Dovranno queste persone fare una specifica richiesta attraverso una modulistica che potete trovare anche sul sito del Comune di Fano inviarla poi all'ufficio elettorale. Trovate tutto all'interno appunto del sito del Comune di Fano. Quindi sarà garantito il voto anche a questi soggetti. Sono stati riaperti i termini per cui inizialmente le persone in quarantena potevano fare richiesta entro il 15, ma adesso possono appunto dopo un'attività di concerto anche con la prefettura con la quale ci siamo confrontati ieri in un comitato di ordine e sicurezza pubblico e con la quale siamo in costante contatto, sono stati riaperti i termini e quindi è possibile fino al giorno del voto fare questa richiesta. Sono dei seggi che esistono appunto da quest'anno, sono gestiti in modo provinciale dall'ospedale di Pesaro,
Lavoro, dove ci sono appunto dei presidenti e dei scrutatori istruiti e formati per andare direttamente nei luoghi dove si trovano le persone sottoposte in quarantena per raccogliere appunto la loro indicazione elettorale. Il lunedì Fano TV seguirà in diretta ovviamente lo spoglio delle schede con una maratona elettorale. Vi daremo quindi tutti i dati in tempo reale, avremo ospiti e collegamenti anche da Ancona. Questa sera vi facciamo ascoltare l'appello al voto di alcuni candidati al Consiglio regionale delle Marche. Inizia il conto alla rovescia per le elezioni regionali. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i marchigiani saranno chiamati alle urne per scegliere il proprio governatore ed i consiglieri. Per l'occasione su Fano TV ci sarà in diretta una maratona elettorale che, a partire dalle ore 16, aggiornerà i telespettatori con i dati e le percentuali in tempo reale e sull'andamento delle elezioni. Oggi, a poche ore dall'inizio delle votazioni, i candidati delle varie liste hanno espresso un ultimo appello al voto. Per il Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, candidata a consigliere regionale a sostegno di Mercorelli. Vi invito a votare Movimento 5 Stelle domenica e lunedì prossimo. Perché se dovessimo arrivare a governare la nostra regione, sapete che lo faremo solo ed unicamente per difendere i diritti dei cittadini marchigiani. E invece se dovessimo fare opposizione, sapete perfettamente che siamo in grado di fare una ottima opposizione. L'abbiamo dimostrato a livello nazionale, a livello regionale e anche nei singoli comuni. Io stessa, per esempio, faccio opposizione a questa amministrazione da ben due mandati. E quindi la nostra storia parla per noi e vi chiedo di avere fiducia, soprattutto perché siamo l'unica forza politica che quello che dice cerca e spesso riesce a realizzarlo. Parlo per esempio della difesa dei nostri ospedali pubblici, della lotta alla privatizzazione della sanità, alla difesa dei piccoli ospedali dell'entroterra. Voi sapete perfettamente che 5 anni fa tutti parlavano di ospedale unico, mentre la nostra era l'unica voce contraria alla realizzazione di questa grande struttura utilizzando addirittura il project financing. Ecco, adesso tutti dicono le nostre stesse cose, parlano di sanità pubblica e di prossimità, però dovete badare bene che le parole che dicono non corrispondono ai fatti. Noi vi assicuriamo che ci batteremo perché i nostri diritti siano difesi. Un'altra tematica di cui parlano tutti è la difesa dell'ambiente, che è una delle 5 stelle del movimento con cui siamo nati. Quindi anche in questo, in tempi non sospetti, il Movimento 5 Stelle si è contraddistinto e secondo noi la difesa dell'ambiente deve essere associata a un'idea di sviluppo economico, quindi grande spazio all'economia blu, all'economia verde e soprattutto trovare il modo di dare lavoro ai giovani che hanno bisogno soprattutto per uscire da questa crisi economica post-Covid. Per questo e per tanti altri motivi, cari concittadini, io vi invito a votare Movimento 5 Stelle barrando il nostro simbolo che troverete sulla scheda elettorale. Buon voto e che sia un voto informato. Per il centro-sinistra intervengono Federico Talè e Renato Claudio Minardi, candidati a consiglieri regionali e a sostegno di Maurizio Mangialardi. Domenica e lunedì è importante andare a votare. Abbiamo l'occasione di dare fiducia a chi rappresenta questo territorio, chi lo conosce e chi l'ha sempre ascoltato, chi sa reagire con grande determinazione nella risoluzione dei problemi della nostra regione. Scegli una proposta politica seria e concreta. Sostieni una persona decisa, un bravo politico, un amministratore capace. Vota Maurizio Mangialardi barrando il simbolo di Italia Viva. In tutte le Marche c'è tanta voglia di ripartire e guardare con fiducia al domani. Nelle prossime ore si decide il futuro della nostra regione. Occorrono capacità di governo, visione e grande sensibilità per un progetto che non escluda nessuno. Queste sono le qualità di Maurizio Mangialardi. Diamogli fiducia e votiamo la coalizione del centro-sinistra. Ed infine, per il centrodestra, l'appello al voto di Francesco Baldelli, Mirko Carloni e Davide Del Vecchio, tutti candidati a consiglieri regionali a sostegno di Acquaroli. È necessario procedere diritti al cambiamento in una regione e in una provincia nelle quali il PD ha umiliato i cittadini distruggendo la sanità, abbandonando le infrastrutture e bloccando lo sviluppo. Per questi motivi è necessario garantire il cambiamento votando Fratelli d'Italia.
Il nostro impegno sarà quello di procedere diritti verso la giusta direzione, quella della tutela dei diritti dei cittadini. Per questo noi siamo pronti a batterci in Consiglio regionale. Quello di domenica è un voto davvero importante. Si celebrerà la democrazia. I cittadini potranno giudicare la classe dirigente e scegliere i propri rappresentanti. Quello che io vi chiedo oggi è di affidarvi al cambiamento, di avere fiducia e non paura del cambiamento, ma vi chiedo anche che questo cambiamento non sia semplicemente una parola generica, sia un cambiamento in mano a chi ha esperienza, competenza, che ha maturato quelle capacità per poter governare meglio e diversamente da come è stato fatto in questi anni. Siamo ad una svolta storica nelle Marche. L'UDC Popolari Marche, lo scudo crociato, sarà determinante per la vittoria del centrodestra. Porteremo nella giunta regionale, nel consiglio regionale, uomini e donne che saranno la voce dei cristiani democratici, dei cattolici, dei liberali e daranno la svolta alla regione che da 30 anni aspetta. E adesso invece ascoltiamo il saluto del presidente uscente Luca Ceriscioli. Approfitto dell'ultimo viaggio in treno appeso ancora dal presidente, è un impegno quello di venire in regione in treno, per salutare tutti quelli che hanno dato un loro contributo sulla pagina Facebook, una pagina che essendo di carattere istituzionale e non personale chiuderà con la giornata di oggi. È stato molto importante per scambiare opinioni, idee, proposte, per far sapere quello che si stava realizzando nella nostra regione, tutto con l'obiettivo di un rapporto più diretto fra chi governa e chi è governato. Sono stati 5 anni importanti insieme, mi sembrava importante salutare alla fine di questa esperienza, sapendo che la pagina da domani non ci sarà più. In chiusura alla pagina degli eventi andiamo a Serrungarina, dove è iniziato il mese dedicato alla Pera Angelica. Per l'occasione i ristoranti della città che hanno aderito all'iniziativa proporranno dei piatti che avranno come ingrediente principale questo prodotto tipico locale. Quest'anno abbiamo optato come mese della Pera Angelica nei ristoranti. Il motivo, lo sappiamo tutti, è il Covid, che non abbiamo potuto fare la nostra annuale festa, dove tanta gente veniva su a Serrungarina per gustare i piatti con la Pera Angelica e anche il nostro frutto. Allora ci siamo messi d'accordo con l'amministrazione Proloco per ovviare a questo inconveniente. Diciamo che a nostra sorpresa abbiamo avuto un grande risultato, perché addirittura 11 ristoranti hanno aderito al nostro progetto. Noi come associazione dei produttori li abbiamo portati per la prima settimana, diciamo, le nostre pere, e quindi anche per, non diciamo obbligarli, ma insomma per dargli un po' l'indirizzo che vengano a comprare le nostre pere, non quelle delle altre regioni. L'amministrazione comunale di Colli al Metauro ha fin da subito sposato l'iniziativa portata avanti dall'Associazione Produttori Pera Angelica di Serrungarina e dalla Proloco. Infatti colgo l'occasione per ringraziare entrambe le associazioni per questa bellissima iniziativa che durerà tutto il mese dal 13 diciamo, di settembre fino al 13 di ottobre, un mese intero in cui avremo l'opportunità di degustare piatti a base di Pera Angelica di Serrungarina in 11 locali del nostro territorio che hanno aderito a questa iniziativa. La cosa interessante è che abbiamo fornito queste pere come incentivo a tutti questi ristoratori e devo dire che sono già iniziate quasi una sfida, possiamo dire, tra i ristoratori per creare delle delizie e dei piatti invitanti per tutti gli avventori che vorranno assaggiare il nostro meraviglioso e dolce frutto. E chiudiamo qua il nostro telegiornale, tra poco andrà in onda l'ultimo confronto organizzato dalla CNA Pesaro Urbino e candidati a governatore delle Marche. L'ospite di questa terza puntata sarà Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centro-sinistra, a seguire un approfondimento con Lucia Tarsi, candidata al Consiglio regionale con la lista Civitas Civici. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mattino alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.